Mister, benvenuto ai microfoni di Umbria Radio. Partiamo dal risultato. Perugia porta via un buon punto da Trapani, poi magari andiamo nel dettaglio ad analizzare la partita. Sì, un buon punto condito da una prestazione del primo tempo guardinga e secondo tempo usciti molto bene. Abbiamo avuto tre occasioni importanti, due grandi parate del portiere e un gol annullato ingiustamente. Quindi partiamo da questo. Primo tempo abbastanza guardinghi, però solidi. Dura per noi a fare gol, per noi a fare gol noi è dura. Quindi sapevamo che il Trapani in casa era molto forte con questo fraseggio, però noi non ci siamo fatti attirare. Un buon punto perché queste partite qui prima le avremmo perse, invece qui abbiamo fatto un altro passo, abbiamo cresciuto di personalità perché il secondo tempo siamo usciti e abbiamo fatto anche noi il nostro gioco, piano piano cercheremo di quando ci sono queste tre occasioni di almeno di sfruttarne una. Il calcio di Serie B poi si identifica questo negli episodi, e ripeto, bisogna vedere anche il gol, anche oggi è molto dubbio. A tal proposito, noi dalla tribuna stampa non abbiamo capito il motivo per cui ha fischiato, non so se lei ha chiesto informazioni all'arbitro. No, perché sennò avrei fatto come Cesena che avrebbe mandato fuori. Me l'ha fatto vedere Sky, ha detto che assolutamente non c'era fallo, e più l'emblema ha detto loro, e questo chi ha fatto il giocatore, quando non protesta chi ha subito fallo vuol dire che non ha subito niente, e Barilla ha detto che ha sbagliato e quello vuol dire che era gol. Senta mister, detto lei ottimo Perugia dal punto di vista difensivo, anche oggi non ha concesso tante occasioni, tanto possesso di palla al Trapani, questo è vero, però poche le occasioni. Un tiro da 30 metri attraverso è un'azione ed è molto, molto disattenta la difesa nei primi minuti del primo e del secondo tempo. Bravo, del primo e del secondo tempo. E però facciamo un po' di fatica probabilmente lì in zona offensiva. Il Perugia costruisce tanto e comunque fa fatica negli ultimi 16 metri. Questo è un momento così, perché io poi sono convinto che il tiro di Rolè molte volte va dentro, il tiro di Spinazzola molte volte va dentro, quindi saremo qui a parlare di altre cose. Io non vedo tante altre squadre che creano più di noi. Col Cesena mi ha creato 9 occasioni, oggi 3, ma venire a Trapani a creare 3 occasioni, cioè loro non ce l'hanno create, un tiro e due disattenzioni nostre. Il nostro portiere non ha fatto neanche una parata oggi, perché l'ultimo era fallo, quello che ha fatto la parata era fallo. Quindi vuol dire che ci siamo. Cercherò col lavoro di migliorare queste situazioni, però ho detto le grandi squadre si costruiscono dalle fondamenta. Noi siamo già molto forti, fare gol a noi è molto difficile, questo sono molto soddisfatto. E la crescita è che queste partite 10 giorni fa, 15, l'avremmo persa, invece è cresciuta la personalità, perché poi nel secondo tempo abbiamo giocato, vuoi i cambi che sono stati bravi quando sono entrati, vuoi che i ragazzini hanno preso un po' più di coraggio, nonostante l'emergenza, quindi vuol dire che la squadra c'è. Quindi abbiate pazienza, siate contenti, io sono contento, io ho visto la gente oggi contenta di questo punto, quindi piano piano sono convinto che questo Perugia farà molto parlare di sé, perché ha creato veramente un gruppo importante, degli uomini importanti, e io questo ne renderò sempre grazie. Due episodi, Ardemani che è uscito in panchina un po' forse agitato per la sostituzione, deluso probabilmente anche per la sua prestazione, però un episodio molto bello, il pre-gara, questa bella amicizia tra tifosi del Perugia e tifosi del Trapani. Bellissimo. È un bello spot per la Serie oggi, B. Oggi stasera c'è stato il clima ideale per giocare a calcio, due tifoserie gemellate, gli allenatori che si stimano, e le società che si vogliono bene, e una squadra che hanno cercato con tutte le loro forze di vincere. L'episodio di Ardemani fa far parte del calcio, quando uno esce non è mai contento, specialmente se sa che non può aver fatto una prestazione, al di là che Ardemani io in fase di fase difensiva è stato bravo, gli manca ancora questa voglia di andare a fare gol, ma piano piano ci arriverà. Va bene, grazie mister, la lasciamo. Antonio, parlavamo col mister, insomma il Perugia porta via un buon punto da Trapani, che non era scontato, nonostante fossero tante le motivazioni che spingevano il Perugia a poter cercare una vittoria. Sì, noi abbiamo preparato la partita in questa settimana per cercare di vincerla, non siamo venuti qua per il pareggio e niente, però sapevamo che era difficile, abbiamo incontrato un'ottima squadra perché in casa ha dimostrato di mettere in difficoltà a tutti. E quindi alla fine diciamo un pareggio ci può stare, per noi comunque è un risultato positivo, anche se ripeto oggi abbiamo provato a vincerla. I primi 45 minuti abbiamo sofferto un po' perché loro sono partiti molto forti e aggressivi, noi siamo stati bravi a mantenere il risultato sullo 0-0, mentre nel secondo tempo poi abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. È finita 0-0, un risultato che ci può stare, però ripeto positivo, e cercheremo di vincere la prossima.
Senti, nel primo tempo, nei primi 50 secondi, il Trapani è andato molto vicino al gol del vantaggio e ci può stare perché è il primo tempo. Nel secondo tempo si è verificata la medesima situazione. Vi siete fatti trovare un'altra volta impreparati oppure è stata dettata da una piccola disattenzione? No, nel primo tempo non impreparati, però ci aspettavamo. Loro sono partiti forti, giocando in casa, spinti dal pubblico, e ci può stare. Il secondo tempo è stato più un episodio, perché una palla tagliata in aria dove passata in mezzo a 3 o 4 gambe, dove non siamo riusciti a intervenire, poi fortunatamente loro non hanno concretizzato, però quello è stato più un episodio, ecco. Abbiamo dimostrato poi nel secondo tempo che la squadra c'era, ha cercato di imporre il gioco, come ho detto, e poi niente, siamo stati sfortunati e non siamo riusciti a trovare il gol, però uno 0-0 e un pareggio qui a Trapani ci può stare. Mister diceva che la squadra si costruisce dalle fondamenta, questa fondamenta è la difesa, che comunque non subisce gol ed è importante, però bisogna non subirne ma anche farli gol. Sì, ma noi se non prendiamo gol, perché comunque il merito è tutta la squadra, partendo dagli attaccanti che fanno un'ottima fase difensiva, oggi abbiamo visto Ardemagni, anche Di Carmine, comunque sono sacrificati e hanno rincorso molto, e quindi se abbiamo subito gol non è merito della difesa ma è merito di tutta la squadra. Così nello stesso modo, se non riusciamo a concretizzare, non si danno colpe a singoli, ma comunque è un gioco di squadra. Se concretizziamo comunque dobbiamo migliorare tutti. L'importante comunque, ecco, già un fatto positivo che difendiamo bene, e poi il gol, se continuiamo a giocare così come nelle ultime prestazioni, il gol prima o poi arriverà. E speriamo arrivi già domenica. Grazie, speriamo. Grazie ad Antonio Rosati. Mister, benvenuto ai microfoni di Umbria Radio. Adesso che è finita la partita, le faccio una domanda sullo stato emotivo, poi magari andiamo ad analizzare la partita. Che partita è stata per Serse Cosmi, quella di oggi? Ma non è mai facile, insomma, voglio dire, poi dopo inizia la partita e tu fai l'allenatore di un'altra squadra che non è il Perugia, è normale che pensi solo esclusivamente a far bene, insomma, voglio dire, quindi per fortuna è passata, adesso ci saranno altre 21 partite prima di rincontrare il Perugia, è meglio così. E soprattutto lo rincontreremo poi a quella che è casa di Serse Cosmi, quindi sarà ovviamente ancora più emozionante tornare allo stadio Renato Curi, magari una partita diversa rispetto a quella che è stata la volta scorsa con l'allontanamento dalla panchina. Sì, beh, ho rischiato anche oggi, ma per motivi assurdi, insomma, vuoi dire come capita. Però sì, vabbè, insomma, Perugia a casa mia è tutta un'altra musica sotto l'aspetto emotivo, insomma, quindi è normale che ci sarà ancora più emozione. Però ecco, parliamo della partita, perché sì, veniamo alla partita. Il Trapani oggi l'ha preparata veramente bene, ha messo in difficoltà il Perugia. Alla fine questo 0-0 è un po' lo specchio della gara che c'è stata tra Trapani e Perugia, o forse crede che i valori in campo potessero essere diversi? Ma io sono uno di quelli che guarda le prestazioni, però guardo l'essenziale del calcio. L'essenziale del calcio è il gol, quindi se tu non lo fai non puoi considerarti sfortunato, puoi considerarti uno che magari non sei stato bravo oggi, in altre occasioni lo siamo stati, e noi abbiamo vinto due partite 3-0 e 4-2, e bisognerà cominciare a vincere le partite anche 1-0, perché le squadre che fanno i punti purtroppo sono quelle che vincono partite 1-0. Oggi è una partita equilibrata dove trovare gli spazi era, non dico impossibile, però è molto difficile, e quando ti capitano le occasioni sarebbe bello poterne realizzare una, e allora le partite diventano diverse. Così non siamo stati bravi, quindi accetto tutto quello che c'è da accettare. La mia impressione personale è che oggi il Trapani ha giocato molto bene sulla zona centrale con Scozzarella e Coronada. Scozzarella ha toccato una quantità infinita di palloni, e lì forse nella zona centrale del campo, tra le due linee, tra difesa e centrocampo, avete messo in difficoltà il Perugia. Sì, anche se Scozzarella non stava bene, due o tre giocatori nostri hanno accusato dei problemi intestinali poco prima di scendere in campo, e si è visto, insomma, voglio dire, uno dei tre era Scozzarella. Ma noi sapevamo che il Perugia voleva concentrazione di uomini in quella zona del campo e per poter ripartire con gli esterni una volta recuperata palla, e noi abbiamo insistito spesso in zone centrali quando non era il caso di farlo.
Che Trapani si aspetta per questa stagione? Dove arriva quel Trapani di Cosmi e secondo lei invece dove può arrivare il Perugia di mister Bisoli? Ma il Trapani credo che stia ancora cercando, non dico una propria dimensione perché la sta trovando, è una squadra imbattuta dopo 6 giornate che sono poche però sono anche tante, insomma voglio dire siamo la seconda miglior difesa e quindi vuol dire che siamo già squadra. È chiaro che, lo ripeto, bisogna fare un piccolo salto di qualità, ma io a questa squadra, a questi ragazzi non posso dirgli assolutamente niente di più. Sul Perugia le ambizioni sono quelle di fare un campionato di vertice, adesso dovrà recuperare qualche giocatore e vincere qualche partita. Tornerà a Perugia prima della sfida di ritorno? Sì, no, beh, chiaro, io torno, quando posso torno sempre a Perugia.